amici di Fiumicino Online, oggi mi trovo nel cuore della riserva del litorale romano, nella tenuta di Maccarese. Sapete che gli eventi storici hanno in qualche modo modificato l'ambiente? Sì, perché se noi pensiamo a questo territorio circa 150 anni fa, era molto, ma molto diverso da come lo vediamo oggi. Era infatti ricoperto da stagni e acquitrini. Era un'area paludosa, era un territorio inospitale dove vivevano veramente poche persone, dove imperversava la malaria. E pensate che Giovan Battista Grassi, naturalista e zoologo, portò avanti proprio nel territorio di Fiumicino i suoi studi e proprio qui aveva scoperto che la zanzara anofele era proprio l'agente trasmettitore della malaria. Naturalmente poi con le bonifiche iniziate alla fine dell'Ottocento e poi quelle del Novecento, questo territorio cambiò radicalmente, quindi non più zona umida e paludi, ma questo ambiente lasciò spazio alle costruzioni, alle strade, agli insediamenti e all'agricoltura. Naturalmente quello era un ambiente ricchissimo di biodiversità, tantissimi per esempio gli uccelli, c'era il lupo, c'era il daino, quindi un ambiente estremamente importante, quello della zona umida, che purtroppo oggi stiamo perdendo. Oggi mi trovo in un agroecosistema. Anche qui, pensate, vivono tantissimi e tantissimi animali. Naturalmente la mano dell'uomo si vede, però ci sono, ecco, dei piccoli habitat, degli ambienti fondamentali. Pensate per esempio a questi canaletti dove c'è per esempio il rovo, trovano rifugio tantissime specie, oppure anche questi filari di eucalipto piantati proprio nel periodo della bonifica, come intanto frangivento, ma perché le persone pensavano, ecco, che potessero in qualche modo allontanare le zanzare e nello stesso tempo le radici potevano succhiare tanta acqua in un'area paludosa. L'ambiente agricolo, l'agroecosistema, è fondamentale perché è veramente area di connessione con le aree a maggior tutela, come le macchie e i boschi. Abbiamo detto sono ambienti dove vivono tantissimi animali, come l'istice, come il tasso, la volpe, la faina. In questi canaletti trovano rifugio tantissimi anfibi. Quindi queste aree vanno tutelate, queste aree, diciamo così, più naturalizzate, che fanno bene anche all'agricoltura. Oggi vi ho parlato dell'ambiente agricolo, un ambiente straordinario, ricco di storia, cultura, tradizione, ma anche di natura, che va salvaguardato perché, se sostenibile, è ricco di biodiversità ed è importante soprattutto per la nostra salute. Ciao a tutti!